Amici carissimi, sempre 7 dicembre, sempre anno 2019, siamo in compagnia, me lo sono scritto, ho fatto un corso alla Regione Lazio per pronunciare Maurizio Bianucci. È perfetto, il corso è andato benissimo. È perfetto. È andato benissimo, il corso è perfetto. Siccome io su codesto soggetto non so ancora nulla, lo lascerò parlare proprio per anni, anni, anni. Sì, ma faccia una cosa. Ma anche io non è che io sono molto di me, penso che lo scoprirò vivendo. E allora, vabbè, comunque io sono tutto, molto contento, vabbè, esatto. Libretto, e quello ce l'ho. Devo dire se è scaduto, però ce l'ho. E questa sera arriva questo premio di cui sono contentissimo, perché il premio Crocitti nel tempo io lo seguivo a distanza, ma non sapevo che il premio Crocitti seguiva me a distanza, perché va a spulciare in un ambiente un po' più nascosto, no? Degli emergenti, dei me. Esatto. In realtà ho fatto un sacco di cose, soprattutto negli ultimi anni, però non è facile farsi notare, insomma, invece loro ti notano e ti danno un premio insindacabile e giustamente meritocratico. Io non conosco nessuno di loro, li ho conosciuti questa sera, quindi se sono meritocratico, cioè è evidentemente meritocratico. Detto questo, sono molto contento. Che posso dire di me? Nel 2017-2019 è stato un biennio molto buono, perché è uscito Suburra, la serie Netflix, la prima serie Netflix. Io ero il consigliere Gramini insieme a Filippo Nigro. Poi è uscita fuori la Compagnia del Cigno insieme a Alessio. Perché io non lo so. Ero buono, era un politico, assolutamente un politico. Cattivo non ci diventerà mai. Nella vita sì, nella vita. Per questo poi mi scelgo i ruoli. Certo. E infatti poi in L'Aquila, Grandi Speranze, per la regia di Marco Risi per la Rai, io facevo il carabiniere. Però mi davo sempre questi ruoli molto rassicuranti, ma nella vita non sono rassicuranti. Nella prossima lei io quando mi guardo allo specchio mi spavento. Nella prossima lei sarà un infermiere, un dottore. Già me l'hanno proposto e ho già fatto il dottore per un'altra fiction che è La Compagnia del Cigno insieme a Boni. Un bello ortopedico. Ortopedico, esatto. Non l'urologo, no, non so, si può dire questa cosa. Si può dire. Insomma, i tagli. Facciamo un taglietto. Attenzione, no. L'urologo che taglia poi. Capito, no, questo non. Questa la parte. No, quella però. Esatto, è l'urologo. Ecco. Vabbè, sono molto contento di aver conosciuto te. Sì, è stato un piacere anche per me, sicuramente. Sei molto simpatico. Altre occasioni, non so se San Vittore, Regina Celi, quello di le due ciardone. Vediamo, lo sappiamo. Lo sappiamo. Sicuramente saltranno, saremo qui. Assolutamente. Lei sarà assolutamente anche un po' invecchiata, mi raccomando, perché altrimenti io faccio brutta figura. Vabbè, allora non ti dico l'età, ma. No, stiamo scherzando, perché abbiamo comunque già concordato all'inizio che la nostra un'intervista non stucchevole, ma comunque. Ma sì, giustamente, mi diverto anche io. Per avere un ricordo per allegro. Per i figli dei figli dei figli dei figli. Poracci. Pensa che. Grazie, grazie. Io ti ringrazio, ridammi il mio gatto morto qui e ci vediamo alla prossima. Alla prossima. Arrivederci.